La situazione è complessa, però diciamo che è sicuramente sotto controllo. Siamo molto determinati con l'applicazione di misure e provvedimenti che hanno come obiettivo quello appunto di limitare la circolazione del virus all'interno degli allevamenti che abbiamo in quei territori oggi in restrizione e far sì appunto che questo virus poi non vada ad interessare altri territori attualmente indenni da questa malattia. Quindi stiamo lavorando, abbiamo messo un'ordinanza importante, stiamo chiedendo grandi sacrifici agli allevatori, stiamo chiedendo grandi sacrifici a tutto il sistema veterinario, alle regioni che in qualche modo sono coinvolte, ma siamo appunto molto determinati nel portare avanti queste azioni per raggiungere l'obiettivo. Ecco, sono previsti incontri col governo, quali sono i ristori, se ci saranno e a quanto ammonteranno? Gli incontri sono costanti con i ministeri competenti perché appunto questa strategia è condivisa dai ministeri, dalle regioni e anche con la Commissione europea. Si stanno valutando sia le strategie tecnico-sanitarie, ovviamente anche il tema degli indennizzi che devono essere dati agli allevatori appunto che hanno subito gravi danni. Non è la prima volta che si parla di peste suina. È proprio impossibile prevenirla, secondo lei? No, non è impossibile, è sicuramente un virus molto complesso per le sue resistenze che ha nell'ambiente, è coinvolto anche il cinghiale che rappresenta sicuramente un serbatoio importante nella diffusione e nella circolazione del virus, quindi la peste si può prevenire, certo i tempi sono lunghi, bisogna essere appunto molto determinati e convinti che ce la si può fare e quindi stiamo lavorando proprio per questo. Incontrerà Lollobrigida? Ma noi stiamo in contatto, ripeto, con tutti i ministeri, con gli organi tecnici, con le regioni perché le strategie devono essere condivise e devono essere riportate nei territori.